Stefano Saglia, presidente dell'undicesima commissione lavoro alla Camera. Lei è uno dei firmatari del progetto Controesodo per il rientro dei talenti in Italia. Che cosa pensa di questo progetto? Ho aderito subito con entusiasmo a questa iniziativa perché credo che si debba dare un messaggio forte ai giovani e a coloro che non hanno trovato un'opportunità di lavoro nel nostro paese. E come lo si deve fare? Lo si deve fare con grande realismo, cercando di dare loro un'agevolazione, dando quindi la possibilità alle imprese che assumono queste persone di poter avere dei ritorni di carattere fiscale positivi attraverso un credito d'imposta, quindi attraverso un automatismo per ragionare concretamente di come far rientrare i talenti. E nei talenti noi non individuiamo solo ovviamente alte eccellenze, grandi curricula accademici, ma anche le persone che hanno svolto un'attività con successo nei paesi che sono andati a visitare. L'Italia, che vuole essere un paese civile, vuole restare nel G8, deve dare una risposta a questo tipo di persone. Quindi giovani che vanno via in cerca di esperienze che possano valorizzarli e che quindi in Italia non trovano altre opportunità, ma anche donne, perché Controesodo ha anche delle agevolazioni per le donne che vogliono fare impresa o che comunque vogliono misurarsi con il mondo del lavoro. Abbiamo deciso infatti di studiare un meccanismo ancora più conveniente se la persona coinvolta nel progetto è una donna e naturalmente dando anche una maggiore consistenza di aiuti se le imprese o il lavoratore svolgono la loro attività in zone del mezzogiorno, quindi le cosiddette aree obiettivo 1, insomma quelle che abbiamo sostenuto attraverso i fondi comunitari e che hanno bisogno di creare nuova occupazione, perché noi sappiamo che c'è un'emigrazione, un'immigrazione, ci sono spostamenti anche all'interno del paese e quindi cercare di riportare uno sviluppo concreto fatto da coloro che hanno le radici da quelle parti e che andando all'estero hanno avuto la possibilità di avere un'esperienza che è anche un'esperienza formativa. Nel mondo universitario c'è l'Erasmus, ci sono tanti progetti, anche il mondo del lavoro può essere un elemento di crescita non solo per queste persone ma per tutto il nostro paese.